Aveva una grande testa calva, una pelle grigiastra e due grandi occhi ovali e scuri, niente orecchie e niente naso. Così descrivono gli alieni coloro che dicono di averli visti da vicino o addirittura di essere stati rapiti da loro. Ma che cosa accade realmente a queste persone? Che cosa hanno visto veramente? Di questo parleremo oggi a Strane Storie, dei rapimenti alieni. Sicuro, sicuro. Sicurissimo. Ma qui ci torniamo tra poco, ci torniamo dal 4 luglio. Alla padella alla brace. Ben ritrovati, sono Massimo Polidoro e da tanti anni mi occupo di indagare fenomeni misteriosi o all'apparenza tali. Ma come ormai avrete capito, spesso le esperienze ingannano. Ogni venerdì scopriamo un nuovo mistero che a un'indagine attenta si rivela molto meno misterioso di quello che sembrava. E voi che come me siete curiosi di tutto ciò che è insolito, vi siete già iscritti al mio canale, vero? Se non l'avete fatto è il momento di iscriversi, su. Premete il pulsantino rosso qui sotto e poi cominciamo. Nel settembre del 1966 la rivista americana Look pubblica la storia di Betty e Barney Hill, due coniugi del New Hampshire che non solo dicono di aver visto un disco volante, ma sostengono di essere stati rapiti in quell'occasione dagli extraterrestri. È il primo vero caso di abduction, così sono infatti definiti i cosiddetti rapimenti alieni, a ottenere grande eco sulla stampa. Da quel momento in poi ci saranno moltissime segnalazioni analoghe. Secondo alcuni, solamente negli Stati Uniti sarebbero addirittura 4 milioni i possibili rapiti. Nel caso degli Hill, la coppia sostiene di aver visto un disco volante durante un viaggio in auto. In seguito, a causa di incubi che la tormentano, Betty afferma che le sembra di non ricordare che cosa ha fatto per un paio d'ore dopo quell'avvistamento. Si convince così che gli alieni devono averla rapita e poi le hanno cancellato il ricordo di quell'esperienza, almeno in parte. Ne parla al marito, che se all'inizio è scettico, col tempo ricorderà che anche lui è stato rapito dagli alieni e su di lui hanno pure prelevato del liquido seminale. Poiché gli incubi continuano, gli Hill si rivolgono a uno psichiatra, il dottor Ben Simon, che li sottopone a una terapia a base di ipnosi. In questo stato, Barney Hill descrive gli alieni come dotati di due grandi occhi ovali scuri, senza naso e orecchie, e una grande testa calva. È il volto alieno che ormai tutti riconoscono come un classico. I racconti di rapiti che arrivano dopo l'episodio dei coniugi Hill hanno tutti caratteristiche molto simili. Il ricordo di essere presi, in genere mentre si è a letto a dormire, e caricati su un UFO, arriva solo dopo l'esperienza ed emerge solitamente sotto ipnosi. Tutti descrivono il volto degli alieni più o meno allo stesso modo. Date un'occhiata all'episodio dedicato alle fotografie degli alieni di cui abbiamo già parlato e vedrete che questo è di gran lunga il volto più frequente. Ciao! Sono Paul, mi serve aiuto! Tutti coloro che sostengono di essere stati rapiti poi dicono che gli extraterrestri comunicano attraverso la telepatia e ricordano che il proprio corpo era paralizzato durante il rapimento, coperto a volte da una membrana gommosa che impedisce ogni reazione o fuga. L'unica differenza sostanziale risiede nel motivo del rapimento. Alcuni sostengono che gli alieni sarebbero intervenuti chirurgicamente sui propri organi genitali per prelevare ovuli nelle donne e spermatozoi agli uomini al fine di eseguire esperimenti genetici. Secondo alcuni di questi rapiti, obiettivo finale di questi interventi sarebbe proprio quello di creare una razza ibrida uomo-alieno. Altri invece affermano che gli alieni avrebbero impiantato loro sotto pelle strani congegni al fine di monitorarli. Altri ancora spiegano che gli alieni li hanno rapiti per dare loro avvertimenti sui pericoli che corre il pianeta, se continuerà la proliferazione degli armamenti oppure l'inquinamento. Ma che cosa accade realmente in questi casi? Davvero la Terra è monitorata da invisibili dischi volanti che, senza che nessuno se ne accorga, rapiscono dal proprio letto o dalla propria auto milioni di persone per compiere esperimenti genetici o lanciare avvertimenti apocalittici?
È difficile credere che si tratti di esperienze accadute realmente così come vengono raccontate, soprattutto perché mancano prove oggettive che possano confermarle. Anche i famosi impianti sottopelle hanno il misterioso potere di scomparire all'improvviso una volta che si cerca di individuarli. In molti casi potrebbe trattarsi di falsi ricordi creati in maniera artificiale durante le sedute di ipnosi. Si è infatti scoperto che i ricordi di una persona possono essere modificati o totalmente fabbricati sotto ipnosi, in seguito a domande ripetute e anche a causa della pressione sociale di chi ci chiede con insistenza di ricordare qualcosa di specifico. Molti dei casi più noti di abductions, come quelli seguiti da psichiatri quali Bud Hopkins o John Mack, i più noti sostenitori dell'ipotesi extraterrestre, sono emersi in seguito a sedute ipnotiche. Com'è possibile però che una persona non capisca se ciò che ricorda è autentico o è solo una fantasia? Il problema dei falsi ricordi è molto studiato in psicologia e nella descrizione sotto questo video troverete alcuni link per approfondire proprio questo argomento. Quando ci accorgiamo di sapere qualcosa ma ci siamo dimenticati da dove arriva quel ricordo, è facile confondersi. Se per esempio io so che gli alieni ti coricano su un tavolo per fare i loro esperimenti, è un'informazione che ricordo perché è capitata a me, oppure perché l'ho letta in un libro o l'ho vista in un film. E quando si immagina qualcosa in maniera molto vivida, come accade sotto ipnosi, diventa ancora più facile confondersi in seguito tra eventi solo immaginati ed eventi realmente vissuti. Non sono però solo pazienti di psichiatri che li sottopongono a controverse sedute di ipnosi regressiva a ricordare esperienze di abduction. Esistono anche molti resoconti spontanei di persone che si svegliano dal sonno in un bagno di sudore, con il corpo immobilizzato, e hanno la sensazione che ci sia qualcuno nella stanza con loro. In questi casi potrebbe trattarsi di una sindrome nota come terrore notturno. In un tipico episodio di questo tipo una persona si sveglia e sente il proprio corpo paralizzato. Può anche udire ronzii, vedere strane luci pulsanti, poi ha la sensazione che nella stanza ci sia qualcuno, divisibile o invisibile, e che questo qualcuno si sieda sul suo petto, lo schiacci, lo strangoli oppure lo esamini in vario modo. Dopo un po' il corpo riacquista lentamente la sensibilità e le sensazioni scompaiono. Quella della paralisi notturna è un'esperienza registrata nel corso della storia dalle culture più diverse. I babilonesi chiamavano questa terrorizzante intrusione Lilitu, il demone del vento che seduceva gli uomini di notte. Gli ebrei la chiamavano Lilith. Nel Medioevo era nota come Lamia e nell'antica Germania come Mare, la vecchia e orribile donna che sedeva sul petto del dormiente e produceva brutti sogni. Questa figura assumeva anche caratteristiche maschili presso molte culture e prendeva il nome latino di incubus, cioè incubo. Nel Salmo 91 si trova però la definizione che calza a pennello, cioè quella di terrore notturno. L'esperienza appare assolutamente autentica perché nel corpo si verificano reali cambiamenti fisiologici. Quando si sogna, durante ogni fase REM, per 4 o 5 periodi ogni notte, dunque per un totale di circa 90 minuti, il corpo dell'uomo, a eccezione degli occhi, è completamente paralizzato. Non è possibile muoversi e si perde il controllo dei muscoli. Probabilmente questa paralisi ha la funzione di difendere l'individuo dai movimenti inconsulti provocati dai sogni. Quello che sogniamo, per esempio l'immagine di un intruso, attiva circuiti nel cervello che diventano segnali, elaborati come se provenissero dall'esterno. Queste immagini del sogno si possono estendere alla fase di veglia e il dormiente vede o sente qualcosa entro il contesto della reale camera da letto in cui si trova. Il tentativo di muoversi nel corso di una paralisi, inoltre, aumenta la consapevolezza della rigidità muscolare, delle coperte che avvolgono il corpo e del sudore sulla pelle. Tutto questo può tradursi nella sensazione di essere bloccato da mani estranee o da membrane di gomma. È dunque questo sogno che si estende alla fase di veglia, quando il corpo è nello stato di paralisi notturna, a creare quella sensazione inquietante e realistica che sarà ricordata in seguito con terrore. Ma come si spiega allora che nei casi di abduction, sia che vengano ricordati sotto ipnosi o riemergano in maniera spontanea, tutti raccontano più o meno le stesse cose e soprattutto descrivono alieni che hanno lo stesso volto?
Il fatto è che si tratta di conoscenze culturalmente condivise. Teniamo presente che quello dell'abduction è un fenomeno prevalentemente nordamericano, sono rarissimi gli episodi all'estero, e che è iniziato solo dopo che il caso dei coniugi Hill ha ottenuto molta pubblicità ed è stato poi trasformato in libri, film e documentari molto seguiti. Lo stesso volto di alieno che Barney Hill descrisse sotto ipnosi potrebbe essere un'immagine che Barney acquisì inconsapevolmente dalla televisione. Due settimane prima del suo racconto, infatti, era andato in onda un telefilm della serie The Outer Limits, in cui compariva un alieno identico a quello da lui descritto. Insomma, tutta questa storia nasce dall'episodio dei coniugi Hill. Lo stesso Steven Spielberg si è servito dell'alieno descritto da Barney Hill per immaginare le creature di incontri ravvicinati del terzo tipo. E chi non ha visto quel film? Se non l'avete visto, correte subito a guardarlo. Non è un caso poi che un elemento comune a molti di coloro che raccontano di essere stati rapiti sia un interesse per la fantascienza o l'ufologia. In altre parole, si tratta di persone che sanno già che cosa ci si deve aspettare da un rapimento alieno. Ecco allora che in presenza di un evento emotivamente forte e traumatico, come può essere una paralisi notturna o un resoconto immaginario ma molto coinvolgente fatto sotto ipnosi, certe persone possono finire per convincersi di essere state per davvero rapite dagli alieni. Come dicevamo, i casi di abduction al di fuori degli Stati Uniti sono molto pochi. Ulteriore conferma forse che si tratta di un fenomeno puramente culturale. In Italia, per esempio, se ne ricorda soltanto uno. La vicenda riguarda Pier Fortunato Zanfretta, un ex metronotte che afferma di aver vissuto tra il 1978 e il 1981 ben 11 episodi di incontri ravvicinati con gli alieni. Tali ricordi sarebbero emersi in seguito a sedute di ipnosi regressiva, una tecnica ritenuta totalmente inaffidabile dagli psicologi e dai medici, perché finisce per indurre il terapeuta a imbeccare il paziente instillandogli così ricordi di fatti che non sono mai accaduti. Al di là dei suoi ricordi, però, Zanfretta sostiene di avere ricevuto anche un oggetto di natura extraterrestre, una sfera al cui interno si trova un tetraedro dorato che ruota in sospensione. Una conferma oggettiva dei suoi incontri, dunque, un oggetto che si può esaminare e si può stabilire se davvero è fatto con una tecnologia diversa da quella terrestre, giusto? No, perché Zanfretta afferma di avere nascosto l'oggetto e non intende mostrarlo a nessuno perché, dice, solo lui può maneggiarlo senza rimanere fulminato. Va bene, allora si può almeno fare una foto o un video a questo tetraedro, giusto per rendersi conto di che cosa si tratta? No, purtroppo l'oggetto non può essere fotografato perché la sua immagine non resta impressa. Incontri nell'80, per l'esattezza, sì. Ha ricevuto un oggetto da questi alieni, cioè lei è salito sull'astronave. Sì. Gli è stato consegnato, però l'hanno portato loro stessi. Un oggetto, abbiamo un disegno di questo oggetto che le hanno consegnato, un oggetto, questa qui, che è un cubo con dentro una sfera, con dentro una piramide. Questi sono i simboli Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ora non so se i marziani hanno fatto tutta questa strada. A chi obiettava che Zanfretta potrebbe anche essere in buona fede, ma che tutta la vicenda sembra l'ennesimo caso di fantasia alimentata da falsi ricordi indotti da altri, l'ex metronotte rispondeva che gli alieni stavano per tornare, gli avevano dato un nuovo appuntamento per il 2010. Sono passati un po' di anni però e non si sono ancora fatti vedere. Chissà, forse hanno perso la strada o la cognizione del tempo. Ma al di là dei motivi fisiologici, come le paralisi notturne o le suggestioni fornite da pessimi psicoterapeuti, qual è il motivo per cui certe persone si convincono di aver avuto un contatto extraterrestre? Secondo Susan Clancy, psicologa all'Università di Harvard, molte di queste persone hanno bisogno di un contatto spirituale diretto. Ci sono alcuni che questo contatto lo cercano in Dio, c'è chi ha visioni mistiche, chi porta su di sé i segni dei supplizi patiti da Cristo, ma c'è anche chi invece il contatto lo cerca con gli alieni. In entrambi i casi sarebbe la manifestazione di un bisogno fortissimo di spiritualità, un bisogno che per essere soddisfatto non richiede prove scientifiche, ma risposte rassicuranti, come può esserlo l'idea che non siamo soli nell'universo, abbandonati alla casualità degli eventi, ma che c'è una specie aliena superiore che ci osserva, ci segue e in buona sostanza ci protegge.
Ma perché? Perché distruggete tutto? Perché massacrate tutta questa povera gente? Oh, ma ci avete chiamato voi? Ah. Ma che davvero davvero? Scusi. Scusi il cazzo. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Vi segnalo anche che il 4 luglio inizierà la nuova stagione di Super Quark con Piero Angela e non mancherò di esserci anch'io a raccontarvi ogni volta qualche clamorosa bufala smascherata. Qui invece ci rivediamo venerdì prossimo alle 13.30 con un nuovo inquietante episodio di Strane Storie. Allora non ci siamo capiti? No, non ci siamo capiti. Che cos'è che vuole? Che cosa voglio, non è chiaro? Voglio fare una partita a rubamazzo, dai, ho le prime carte, non mi hai riconosciuto, ti ho fatto uno scherzo, dai, sono sempre io. Ehi, le carte, rubamazzo! Se vi incuriosiscono le storie di extraterrestri, guardate l'episodio dedicato alle 10 migliori foto di alieni e poi approfondite con i libri, gli articoli e i video dedicati agli episodi di cui vi ho parlato e che trovate segnalati sotto questo video. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Cercherò di accontentarvi. A presto! Eccomi qua, dai, ti sei spaventato. Ma dove vai? C'ho le carte, dai che giochiamo!